smettila di comprare bombolette di olio spray per la friggitrice ad aria. Non serve a niente, perché la friggitrice ad aria cucina senza usare grassi. Prima di conoscere quello giusto, ti invito a seguirmi qui, proprio qui. Fallo ora e se vuoi supportare il mio lavoro, metti un like e condividi questo video. Sai quanto costa una bomboletta di olio spray per la friggitrice d'aria? Mediamente 200 ml di olio spray per la friggitrice d'aria costano circa 4,50€. In molti casi la miscela viene definita un blend di oli, spesso olio di girasole, di avocado e di riso. Ma quale tipo di olio si deve usare nella friggitrice d'aria? Sicuramente un olio con un elevato punto di fumo. Di questo ne ho già parlato un video che trovi nella mia pagina. Ti sembrerà strano, ma è meglio non utilizzare l'olio extravergine di oliva, perché ha un punto di fumo molto basso. Sui siti di alcuni rivenditori alcune informazioni sono fuorvianti, come quella che un semplice spruzzo riduce il consumo di grasso del 90%. O che una bomboletta da 200 ml equivale a circa 3 litri di olio, cioè 200 ml sono uguali a 3000 ml? Non mi torna. In pochi però scrivono che è pericoloso utilizzare la bomboletta di olio spray direttamente nella friggitrice d'aria, senza contare che è la principale causa del deterioramento del tuo cestello della friggitrice ad aria. Non sai quale olio usare per la tua friggitrice d'aria? Seguimi qui e aggiornati sulle tecniche di cottura. Se invece ti munisci di uno spruzzatore come questo, non solo userai l'olio che preferisci, ma lo doserai perfettamente. Quindi, una bomboletta di olio spray per friggitrice d'aria da 200 ml costa circa 4,50€. Un litro di olio di semi di arachidi costa circa 3€. Un litro di olio di semi di girasole costa circa 1,69€. Un litro di olio di riso costa circa 5€. Lo sapevi? Scrivimelo nei commenti e seguimi su questo canale per altri video di consigli utili.